A Montreal si vive molto bene, nel senso che le persone che vivono qui si adattano molto bene all'inclemenza del clima durante i mesi invernali, cioè ci sono 4 mesi invernali in cui c'è la neve per tutto il tempo e quindi è difficile la vita per persone non abituate a farlo, ma la società e l'organizzazione della città rendono le cose più semplici possibile da questo punto di vista, quindi la rimozione della neve per strada è perfetta, i trasporti continuano a funzionare regolarmente. Detto questo, diciamo, venendo dall'Italia è molto più freddo. La mia cattedra è una cattedra specializzata in ricerca. Ho un gruppo di circa 30 persone, di studenti che lavorano con me insieme a altri professori. In quello che facciamo ci sono un sacco di progetti applicati che sono problemi che vanno dall'ottimizzazione di risorse in ambito energetico, cioè riuscire a produrre, diciamo, o distribuire energia nella maniera migliore possibile, trovare i percorsi più brevi per distribuire per esempio merce quando riceviamo degli ordini e applicazioni per esempio nell'ambito sanitario, nel quale usiamo i dati per cercare di prevedere se un paziente o un donatore hanno una compatibilità buona, quindi cerchiamo di aiutare i medici a decidere se la donazione è una buona donazione in quest'ambito di questa coppia donatore-paziente. Quello che si chiama social network è rappresentabile con un grafo. Queste sono le persone, i vari individui. Questi sono il fatto che ci sia una connessione tra due individui vuol dire che sono amici in un qualche network. Quindi vogliamo cercare di capire qual è l'interazione tra le varie parti di questo network, di questa rete, per evitare che le fake news si trasmettano troppo nella rete stessa. Questi sono modelli matematici che sviluppiamo con i miei studenti. Come vedi, l'intelligenza artificiale viene subito associata a computer giganteschi, a calcoli strani. In realtà quello che facciamo è ancora molto legato allo sviluppo di algoritmi, e gli algoritmi sono sviluppati originariamente su lavagna. A me piace quella di gesso e facciamo un sacco di queste cose proprio alla vecchia scuola. Sembra più incomprensibile di quello che è, a parte che probabilmente qui contemporaneamente ci sono già un paio di cose diverse, due o tre temi di ricerca diversi, però sì, ci sono blocchi matematici da questa parte, vincoli, come vedi questi sono vincoli, questi sono termini noti, questa è la parte che vogliamo ottimizzare, ci sono un po' di cose di questo genere, però sì, diciamo il potere che c'è dietro l'intelligenza artificiale è un potere del tutto algoritmico, e gli algoritmi sono una sequenza di operazioni, quindi di fatto non è altro che cercare di mettere le idee che hai sviluppato in una forma in grado di ottenere quello che vuoi. Gli italiani sono, diciamo, di formazione e di natura abbastanza flessibili, quindi non ci blocchiamo di fronte a certe avversità e continuiamo a usare sempre lo stesso martello per cercare di tirarci fuori qualcosa, ma cerchiamo di guardare il problema da un altro punto di vista, e questo ci aiuta molto. La mia visione del futuro è che andremo certamente a stare meglio, cioè quello che la rivoluzione che abbiamo in atto è una rivoluzione, molti parlano di quarta rivoluzione industriale, non so bene esattamente cosa voglia dire, però di fatto quello che stiamo sviluppando sono degli strumenti che aiuteranno le persone a stare meglio, però contemporaneamente i cambiamenti della società sono cambiamenti che devono essere navigati con attenzione, e credo che questo, da un punto di vista della nostra responsabilità di scienziati, è quello di aiutare a capire questi cambiamenti.